Joshua ha 11 anni e vive in Croazia, in Europa orientale. Fin da quando era piccolo, i suoi genitori lo portavano alla scuola del sabato e già prima di iniziare la scuola sapeva suonare il violino. Da sempre, Joshua ha due grandi amori, Dio e il suo violino. A 8 anni, Joshua partecipò per la prima volta alla scuola biblica delle vacanze e gli piacque tantissimo, soprattutto quando gli chiedevano di suonare il suo violino. Così l'anno successivo Joshua invitò tutti gli amici della scuola elementare e della scuola di musica. «Dovete venire, è fantastico!» diceva. Ed essi parteciparono. Joshua parlò loro di Gesù, ma non sembravano interessati. Comunque, la scuola biblica delle vacanze piacque anche a loro. L'anno dopo vollero tornarci e questa volta un'amica di Joshua, dopo aver ascoltato il sermone dei bambini, gli disse «Questo è un miracolo, Dio esiste davvero!» Joshua le disse che Dio è vicino a lei e a tutti noi. La bambina gli chiese una Bibbia e Joshua gliela procurò. Sapete, ora lei fa parte dei Tizzoni e la sua mamma frequenta le riunioni in chiesa. Un giorno, quando Joshua aveva 11 anni, sentì i suoi genitori parlare di un bambino molto malato per un tumore al cervello. La sua famiglia non poteva permettersi di pagare l'operazione. «Io so cosa possiamo fare per lui», disse Joshua. «Possiamo tenere un concerto per raccogliere fondi». «Ok», disse sua madre, ma si chiedeva come avrebbe fatto a organizzarlo. Joshua, però, aveva le idee chiare. Si accordò con gli amici della scuola di musica e presto 15 giovani musicisti erano desiderosi di aiutare suonando al concerto. Joshua parlò anche con un pastore avventista che era disponibile a presentare brevi meditazioni tra ognuno dei 15 pezzi musicali. Presto, per tutta Marushevek e nelle scuole della zona spuntarono poster che pubblicizzavano il concerto speciale di beneficenza, invitando la gente a non mancare. Il concerto fu tenuto nella chiesa che si trova nel campus della scuola secondaria avventista di Marushevek. Parteciparono circa 300 persone, molte delle quali non erano mai state in una chiesa avventista. Joshua e i suoi amici furono contentissimi quando vennero a sapere che al concerto erano state raccolte 8.600 kunas croate, più soldi di quanti ne guadagni al mese una persona comune in Croazia. Joshua e i suoi amici non conoscevano il bambino malato, ma furono felici di avere dato una mano a lui e alla sua famiglia. Joshua è contento di servirsi del suo amore per Dio e per il violino per condividere l'amore di Dio. Ora sta progettando altri concerti per aiutare bambini che ne hanno bisogno. Chi avrebbe immaginato che un bambino e il suo violino avrebbero potuto avere un tale impatto? Immagina cosa potresti fare tu per aiutare intorno a te.